Bella a tutti ragazzi, J.I.Flix che vi parla. Ed oggi siamo tornati nella nostra serie di sopravvivenza. Siamo arrivati all'episodio numero 64. E in questo episodio, come avete letto dal titolo, andremo a fare una fontanella medievale. Prima di cominciare con la costruzione, però, vi chiedo una cosa: sotto nei commenti, ditemi tante costruzioni da fare, però non pixel art o altre strutture che non c'entrano l'argomento. Noi ci siamo ispirati per la costruzione di questo mondo al Medioevo. Quindi datemi delle strutture stile Medioevo che magari posso fare nei prossimi episodi. Sì, c'è ancora il mob spawner. Ora vi spiego. Allora, intanto la skin l'ho portata a 3 per, cioè 3 blocchi anche di spessore. La skin l'ho finita, solo che non ho, ecco, vedete qua che è 3 blocchi, vediamo anche da dietro. Però il mob spawner non l'ho potuto spostare, neanche il grattacielo degli iscritti, eccola qua la skin finita, e neanche il grattacielo degli iscritti. Perché, state dicendo? Perché non ho avuto tempo in questa settimana, quindi non mi sono potuto dedicare a spostare il mob spawner, né tantomeno spostare il grattacielo. Questo vi prometto che la prossima settimana sarà tutto sistemato. Dai, ci riuscirò, forza, facciamo questa sfida, ci riuscirò. Ok, adesso possiamo passare con la costruzione, una costruzione che non ha bisogno di tantissimi materiali. Ok, raga, adesso possiamo partire con la costruzione. Quindi innanzitutto dobbiamo fare una piccola base. Quindi andiamo più in qua. E quindi dobbiamo fare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lo sapevo, c'è il lago di mezzo, raga, va bene. Poi dobbiamo fare 1, 2, 3 e 4. Lo so, raga, c'è il lago di mezzo. Mamma mia, che rompimento. Vabbè, raga, devo sistemare qui ora tutta la zona. Comunque, intanto di qua facciamo questo lavoretto. Perfetto, poi di nuovo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vi sto dando anche le misure, così se poi volete potete farla anche voi. Ok, tutto in questa maniera. E poi riprendiamo 2, 3, 4, 5. Qui ho sbagliato. 6, 7 se non mi sbaglio. E poi dobbiamo fare sempre la stessa cosa. Quindi 1, poi questo va qua. E poi di qui si ricongiungono. Perfetto, raga, il laghetto lo sistemerò dopo. Cioè, lo farò diventare più piccolino. Cioè, tutta questa parte la taglierò. Poi, raga, vi spiego cos'altro dobbiamo fare. Allora, andiamo verso l'interno di 2 blocchi, quindi qui, e dobbiamo mettere una scala qui. Poi un'altra la mettiamo qua. E dobbiamo fare questo giochetto, tra virgolette, per tutti i lati. Quindi facciamo così. Perfetto. E questa qua sarà la struttura centrale, dove poi si innalzerà il pilastro dove ci saranno messe le altre scale. Quindi iniziamo a farlo. Quindi 1, poi 2, 3, 4. E qui dobbiamo mettere di nuovo le scale in questa maniera, così. Quindi, allora, avrei in mente di fare una specie di appalco così temporaneo, dove gli metto le scale. Qui pure iniziamo a mettere le scale. Quindi 1, 2, 3. Poi qui in basso, raga, magari gli metto quelle specie di lanterne che si trovano nel tempio sottomarino, per dare quella luminosità anche di notte. Ok, finiamo qui anche con le scale. Perfetto, questa qui è la struttura. Ora io qui, raga, sistemo il laghetto. Mi prendo anche qualche blocco per illuminare qui. Vado a dormire, faccio un paio di cose e ci rivediamo tra poco. Allora, raga, quindi vi faccio vedere qui che ho rimpicciolito il laghetto con tutti questi blocchi qui di terra. E adesso, raga, dobbiamo semplicemente alzare di altri 3 blocchi. Quindi 1, 2 e 3, perfetto. Poi dobbiamo semplicemente mettere qui l'acqua, sempre se ci riusciamo, e scendiamo.
Ecco che qui già ti sta dando questa forma classica delle fontane medievali. Però adesso, raga, non è ancora finita perché dobbiamo un attimino riempire qui tutto con l'acqua. Quindi vi faccio un attimino vedere come farò. Prendiamo i secchi d'acqua e tra l'altro ne ho tantissimi davvero. Questo lo togliamo, tutte queste cose che non ci servono. E iniziamo a riempire tutto. Quindi abbiamo anche cioè il nostro laghetto. Pensandoci bene, però, raga, queste scale messe così a me non mi piacciono. A me non piacciono, ecco, usiamo anche l'italiano. Perché sono troppo basse. Troppo basse. Quindi, allora, andiamo in casa, recuperiamo gli altri mattoni. Le voglio rialzare di un blocco queste scale. Perché così non mi piacciono assolutissimamente. Cioè che vengono coperte dall'acqua. No, no, non ci siamo. Quindi andiamo da questa parte. Dove è la cesta? Eccola qua. Ci prendiamo, va bene, prendiamo direttamente uno stack, così siamo a posto. Tra l'altro, raga, un consiglio nei commenti. Qui ho pensato, se io faccio il tetto col magma block, secondo voi viene meglio di questo? Non lo so, suggeritemelo voi sotto nei commenti. Nel caso lo inizio a fare. Tra l'altro, raga, devo fare un sacco di cose off camera da un episodio all'altro e poi non le faccio mai. Questo è il problema. Ok, allora vi faccio vedere come deve venire. Allora, qui rompiamo. Mettiamo questo. E secondo me viene meglio. Però devo alzare un po' tutta la struttura, raga. Quindi aspettate, prendiamo qui l'acqua e alziamo tutta la struttura di un blocco. Ragazzi, già che ci siamo, facciamo riprodurre i nostri polli. Vediamo le uova, eccole qua. 2. E togliti davanti. Niente, neanche un pollo. Va bene, comunque qui raga, ho alzato tutto di un blocco, come avete visto. E ora viene decisamente meglio. Quindi sistemiamo un po' qui tutta la struttura. Allora, facciamo così, perfetto. Ender Pearl. Ci lanciamo lì, in alto, perfetto. Quindi facciamo così. Poi questi li togliamo. Tanto ora appena buttiamo l'acqua questi arrivano direttamente giù. Ecco qua. Vabbè, prendiamoli noi. Perfetto. Ora, raga, è molto molto meglio. Adesso dobbiamo semplicemente riempire tutta la fontana. Quindi iniziamo a prendere i secchi. Ecco così. Ragazzi, ora pensandoci bene, altro errore. Cioè, l'acqua così fa davvero schifo. Quindi, qui abbasso tutto di un blocco. Vediamo se c'è. Eccola qui la nostra pala amatissima. Però, raga, è troppo più. Vado a fare una pala in ferro. Abbasso tutto di un blocco. E poi abbasso, ovviamente, anche con l'acqua. Perché così è brutto da vedere. Ok, raga, quindi qui sto abbassando tutto di un blocco. Come potete ben vedere. Così in teoria dovrebbe venire migliore la nostra fontanella. Ok, raga, ho recuperato queste torce, le lanterne marine. Così ne andremo a mettere nella nostra fontanella. Così di notte farà anche luce. Ok, comunque qui ho finito tutto. Ho abbassato il tutto di un blocco. Madonna, questi stivaletti, quanto fastidio che mi danno alcune volte. C'è una roba assurda. Ok, toglietevi. Dai, bravi. Ecco, quindi qui ho abbassato il tutto di un blocco. Ma perché non mi... Madonna, oh. Raga, è una roba assurda per ogni volta quando non riesco a fare le cose, Cristo Dio. Devi abbassarti, bravo, ce l'hai fatta. Olla. Guarda, ora no. Ecco, ce l'ha fatto riuscire, bravo. Ok, quindi adesso è perfetta, tutta abbassata di un blocco. Qui ho lasciato la terra di proposito perché voglio dare quell'effetto in antico. Magari, magari. Ditemi vostra sotto nei commenti. Magari qui al posto della terra gli metto la foglia che la vado a recuperare come al solito nella nostra giungla amata. Così faccio il tutto. Quindi adesso è il momento di mettere queste grandissime lanterne marine. Allora le mettiamo una qui. Perfetto, tra l'altro qui raga questo lo tolgo e metto la terra e non qua però. Ecco, brava. Ecco, così di notte abbiamo anche della luce. E poi qui raga dobbiamo fare l'ultimo buco. Perfetto, quindi la struttura è anche fatta. Dai, muoviti. Dov'è il sole? Ok, tra un po'
farà anche buio, così ve lo far vedere di notte. Vabbè raga, sinceramente non è molto illuminata. Ditemi qualche suggerimento nei commenti. Muori, c'è che ti spacco la faccia. Dai raga, non è proprio molto illuminata, questo c'è da ammetterlo. Datemi qualche suggerimento come al solito voi sotto nei commenti. Quindi spero che comunque questa fontana sia stata di vostro gradimento. E come al solito raga, ricordo di lasciare un like, un commento e iscrivervi al canale. Dai Flix, è tutto. Bella. Are you?